Buongiorno di potenza a tutti voi, signore e signori, sono Mike Senza Nome e vi do il benvenuto ancora una volta, probabilmente per l'ultima volta, su Little Big Workshop. Siamo arrivati forse alla fine del nostro sentiero, del nostro cammino insieme, del nostro percorso, non lo so. Quello che so, signori, è che adesso abbiamo delle PlayStation di assemblaggio potente che ci fanno lavorare in maniera estrema, ci fanno lavorare in maniera potentissima, ci fanno lavorare. Questo, l'obiettivo di oggi è quello di essere primi in tutto, come valore e come incassi. Ma per arrivarci dobbiamo completare il traguardo prima. Siamo al 75% di 800 prodotti, quindi stiamo lavorando intensamente per produrre cappelli, borsi, peluche e altre cose di questo genere. Abbiamo quindi adesso quattro PlayStation di tipo avanzato dell'assemblaggio. E da questa parte ho venduto praticamente tutto quello che era possibile e immaginabile per tagliare il legno. Sicuramente una scelta del cavolo, ma abbiamo, attenzione, un manovratore di particelle. Io potrei, per non stare bene a scrivere, metterci comunque delle seghe normali, le seghe, quelle avanzate, ovviamente, che hanno bisogno di specialisti. Però, la sega circolare avanzata, però, questa macchina fa veramente di tutto, taglia anche il ferro, taglia tutto, praticamente, quindi se mai riesce a ciucciarsi un po' di queste macchine in giro per la base, diventa veramente super mega infermabile. E allora, vediamo un attimo quanto... 61.600, dici? Guarda, potrei mettertene un'altra qua, 61.600, e ordinarla così. Oppure semplicemente... Ma sì, facciamolo, dai, fa stesso! Quant'è che non tornavamo a 2.000 euro? Ma consegniamo dei cappelli eleganti, perché ce ne sono ancora un po'. Il motore della minicar sarà pronto tra pochissimo e visto che abbiamo la possibilità, tutto ciò che taglia zigzag e fa il taglio dritto, chi è che fa il taglio dritto? Questo no, cacchio che fa il taglio, eccolo qua, queste macchine qua fanno il taglio e niente, le vendiamo essenzialmente. Le tagliatrici al plasma sono altamente inutili. Valore netto 632.000. Con una sola abbiamo semplicemente piazzato questo oggetto qua e siamo schizzati. Cioè, basta mettere altri di questi oggetti e praticamente gli avversari, i nemesi, li lasciamo indietro e basta. Sto telefono, la tua azienda è più grande della mia. Non impazzire, stavo dicendo. Sta tranquillo. Possiamo consegnare altri cappelli. Incredible. Forse farò venire tipo i tizi per un viaggio inutile. Ma sto contando veramente tanto sul fatto che il motore della minicar farà sì che io non vada in bancarotta senza dover fare cose che non hanno senso. Altri droni, dici? Ma io te li faccio subito. Crea piano. In realtà un piano esiste già. È già preparato. Quindi taglio dritto. Adesso non ce l'abbiamo più, ovviamente, perché abbiamo venduto le macchine, quindi usiamo la nuova PlayStation di taglio dritto. E questo ovviamente ci permette anche di risparmiare un sacchissimo. E facendo così arriviamo a essere a 800 euro, signori. Certo, stiamo producendo roba violentemente, ma siamo a 6.666 dollari! Vendendo cappelli, signori. Cappelli, potenza pura, signori. Potenza pura, così si chiama la mia società. Ed è verissimo, è proprio una potenza. Momento pubblicità. Se vi piace questo video, se vi piace questo canale, quello che dovreste fare è iscrivervi, semplice. Se siete già iscritti invece, quello che dovreste fare è condividere, che sia su WhatsApp, che sia su Facebook, che sia su Instagram. Cos'altro voi giovani usate? Io non lo so, perché ero giovane una volta e avevo dei sogni. Anzi, il sogno ce l'ho ancora, ed è quello di diventare potentissimo. E posso farlo solo grazie a voi. Quindi non fatevi problemi, cercatemi su Twitch e cercatemi su YouTube. Ma se siete già qua vuol dire che siete già su YouTube, quindi iscrivetevi. E men che non si dica, i motori sono pronti. Bam! Non so neanche più quanti giorni di anticipo. Cioè, è questa la potenza quando parte, quando mi schizza la potenza, ragazzi. Cioè, non ce n'è più per nessuno, vero? Perché qua siamo a livelli epicalmente epici. Guardate la PlayStation avanzata. Guardate come taglia col laser. È potentissima, lo so. La PlayStation
E là, una delle più posteriori. Cacchio, costa 60.000. Mi aspetto che non solo tagli con l'asa, ma mi aspetto che praticamente butti fuori oro da tutti i pori. Nel frattempo stiamo tirando fuori le sedie modello Bank, che abbiamo recuperato. Insomma, siamo riusciti potentemente a recuperare. E le biciclette sono quasi pronte, 14 su 15. Con queste due consegne, signori. Allora, questa si consegna a Francè. Un attimo, aspettiamo anche la sedia modello Banks. Così siamo pronti per tirar fuori tutto. Tutto e subito. 99.2. 99. Dov'è l'ultima sedia? Portami la sedia. Sedia. Perché sto aspettando? Perché sono al 96%. Potrei essere vicinissimo. Quindi questo Peps. Peps e Francè. Via! Due camion in arrivo. Due camion da caricare violentemente con cose. E poi abbiamo anche il porso di peluche enorme. Eccoli. Sono arrivati. Per qualche motivo si incrociano. E vanno a iniziare. Ah, ok, perché c'erano le prime cose da prendere. Sono in posizione totalmente opposta. Bene. Come al mio solito, ho scelto io. Quindi sono al contrario le cose. Va benissimo. Ma adesso consegniamo queste cose. Probabilmente avremo finito anche i next traguards. 98 dice. 98. Ce l'abbiamo fatta. Cioè il traguardo l'abbiamo fatto. Fitness è salito di livello. Bene, 41.000 euro. Ottimo. E arriviamo addirittura a postazioni. Aumenta la velocità e l'efficienza delle postazioni di lavoro. Oppure cos'è questo? Tutte le postazioni sovraccarico per 12 ore. Aumentiamo l'efficienza del 15% in maniera stabile, costante. Chi c'è al telefono? Momento di metterti veramente alla prova. Ci sono un bel po' di mountain bike. Torneo di discesa, dici? Ragazza, a mountain bike te la faccio occhi chiusi, bella. I pedali. Vogliamo avere il dettaglio avanzato in legno. I pedali in legno, perché si sa che sono i migliori. Telaio mountain bike A o mountain bike E. E il tutto verrà assemblato ovviamente su una PlayStation veloce, che sarà questa nello specifico. E via! Via con la produzione di mountain bike estremi. C'è una PlayStation che sta per esplodere, perché i miei 50 tecnici ancora non riparano di loro spontanea volontà. Ma fanno le pause di loro spontanea volontà. Capite come funziona? Come in Italia. E quindi inizia la gara contro la mountain bike. 3 giorni di scadenza, 19 ore. Siamo già in ritardo. Viene scaricato tutto l'oro, perché queste sono bici ultra leggere fatte in oro, perché si sa che l'oro è proprio durevole. No, assolutamente no. Se non sapete, ve lo dico io. L'oro è una lega molto debole quando si tratta di fare lavori. L'avete visto su tanti altri survival probabilmente, ma ad esempio Minecraft è la dimostrazione di ciò. Se voi fate una piccozza in oro su Minecraft, dura molto meno di una di acciaio, per motivi abbastanza basic. Nel frattempo, finché io vi stavo illustrando le basi di Minecraft e dei metalli, siamo già praticamente al 33% della bici. E non è passata manca una giornata. Incredibile. Cioè, incredibile. I droni sono pronti per essere consegnati. Mandiamoli via. Ormai non ci interessano più produrre pezzi, ma sono droni dorati. Guardate che belli che sono. Li ho fatti io. Io li ho fatti. E voi avete messo un like a questo video. Quindi io, sempre io, vi ringrazio. Complimenti. Cioè, vedete quante cose che posso fare contemporaneamente, ragazzi. Se non sono io un intelligentone, se non sono un uomo, ok? Se fossi un uomo, diceva quel grande autore italiano, di cui alcuni di voi sapranno il nome. Se fossi un uomo. Oppure uno, nessuno e 100.000. Queste sono... Andate a chiedere a qualche altro youtuber se vi parla di uno, nessuno e 100.000. Ma lasciamo perdere. Parliamo del fatto che uno, nessuno e 100.000, per essere una un'opera di tale tipo letterario, cioè il ragionamento che c'è dietro è favoloso. Il fatto che uno possa essere visto in un modo o non possa essere assolutamente visto, oppure addirittura possa avere 1000 volti. Questa è una cosa genius, capito? È quasi una cosa da genius del male. Però non stiamo qua a parlare di genius del male, stiamo a parlare del fatto che volevo vedere come sono le relazioni con i clienti. Allora, Mitsurella mi vuole quasi bene. I robot sono indietro, veramente indietro. Ed eccoci, signore e signori,
alle 7 ore finali. In realtà non sono 7 ore perché mi manca una bici da produrre e sarà una bici abbastanza semplice da creare. Eccola qua, verrà messa su questo tavolino qua. Un bel manubrio, un sellino. Cos'altro ci mettiamo poi? Nel frattempo stiamo già costruendo dei tavoli, cioè tavoli regolabili per la svecchia. E abbiamo un assemblatore avanzato di questi estremi che è pronto per assemblare, sì? Ma deve arrivare ovviamente l'assemblatore, giustamente. Che, madonna, guarda come la sposta, la gira. Bam! È stata montata. Incredibile, fantastico. E quindi, siamo pronti per consegnare l'ordine più potente e più ricco di tutto il West? Assolutamente sì, neanche su Red Dead Redemption non vedrete un ordine del genere. E hanno detto che sarà ancora più bello. Cioè, in realtà, quando vedete questo video, probabilmente ci sto già giocando. Molto probabile che io lo porti in live. Sarà uno di quei giochi che porterò in live. Questo l'ho già detto, sì. Però per vedere la programmazione potete vedere o la scheda community o la storia di YouTube, perché se avete sul telefono YouTube l'applicazione avete anche la possibilità di vedere le storie. E questo vale non tanto per Red Dead Redemption quanto per tutte le mie live, signori. Quindi se vi interessano assolutamente le vedete lì. Sulla pagina di Twitch le aggiorno di solito a inizio settimana con quella che è la programmazione della settimana. E quindi vedete se lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, quando è che vado in live, in poche parole. Non sapete su che titolo, però quello insomma, don't worry, be happy. E lo saprete ovviamente se guardate la scheda community, anche lì lo comunico. Oppure direttamente sul gruppo di Telegram. Cioè, vabbè, un po' di social ci sta ogni tanto. Adesso, signori, se questi danno una mossa, ci danno una mossa, sta montando tavoli. Vogliamo consegnare anche i tavoli, vogliamo consegnare tutte le bici, vogliamo consegnare tutto. Eccole qua, l'ultima bicicletta. Di solito la prende veramente il tizio che se ne occupa. Ehi, dammi i soldi! 103, mado! Esperienza ottenuta, grazie perché mi dici anche quanta esperienza c'ho. Sono stato bellissimo con la Mizzurella, grazie. Mizzurella, sembra quasi che dico mia sorella. Mizzurella. Vabbè, non facciamoci storie strane. Perché quello che vogliamo fare in questo istante è prendere un macchinario che è un manovratore di particelle per 60.000 euro. E ne mettiamo uno qua. Questo perché vogliamo vedere la classifica di Forbes come ci classifica. Quando è che si aggiorna la classifica di Forbes? Classifica di Forbes? Dacci un po' di potenza. Dacci la nostra potenza quotidiana, classifica di Forbes. E anche i droni, oltre a bambola, sono pronti. Stiamo tirando fuori a raffica le cose. Il problema è che adesso sono arrivato in un momento quando non ho più nulla da produrre. E qua ci mancheranno ancora un paio di giorni, come minimo. Io me lo sento che le cose non sono proprio potentissime. Non ci piace come cosa. Deve avere un grande profitto per una grande potenza. E qua, secondo me la potenza non è tanto grande. Ma se facciamo questo progetto che è tutto in legno, credo che potremmo riuscire a tirar fuori il meglio. Ovviamente usando solo queste due macchine, capito? Cioè tutto questo lavoro viene fatto praticamente solo usando due macchine, signori. Una catapulta che prima era un inciuccio della Madonna, adesso diventa una roba che è easy peasy lemon squeezy. E abbiamo due incollaggi semplici, semplicissimi. Coda 7 ore, porca miseria. Ecco, quello non ci voleva. Oh, anche i droni se ne sono andati e altri soldi fatti. Nel frattempo stiamo facendo un'altra post station per incollaggio, perché vogliamo incollare più velocemente. Allora, ordiniamo tutta questa bontà di roba. Ordiniamo anche uno scaffaletto, così, messo là in mezzo, ci sta benissimo. Quindi questo si collegherà esattamente lì. E questo incollaggio avrà una doppia post station. Perché sapete, la post station non è mai abbastanza. Tac, eccola, perfetto. Produciamo mini barche, ma le mini barche non ci aiuteranno ad arrivare con i profit a destination. Ok, quindi tac, 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 perfetto, ottimo. Quindi questo ha semplicemente come scopo lo scopo di scopo. No, questo non si può dire mai, che non si possono dire certe cose. Tac, perfetto, così. E quindi così. E quindi fammi ragionare. Oh, ok, eccola, la catapulta volevo produrre. La catapulta che deve essere incollata con la... Quindi tac,
tac e tac, incolla tutto esattamente in questa postation, perché quell'altra è già occupato, quindi il tutto viene assemblato in questa postation. Ottimo. E se ne faccio 10, sono 2 giorni di lavoro, ottengo 20.000 euro. Ci piace, perché fatalità, mancano 2 giorni più o meno fino alla mia consegna definitiva. Tecnicamente è in quello momento che io vengo incoronato il re dei boss. Cioè, un profitto all'ora superiore, incassi però sono inferiori, però il valore è superiore. Quindi questo significa che per il mio traguardo devo avere un patrimonio netto e un incasso medio superiore alla Nemesis. Mi manca solo l'incasso medio, ed è per quello che devo fare più cash all'ora rispetto a loro. Gli ultimi 20 secondi, incrociamo i diti, incrociamoli più forte che si può, signori, fino a spezzarsi. Sentite proprio le ossa che fanno crack. Eccole qua, 23, 50, mezzanotte. Mezzanotte, agente Nemesis, sul serio? Holy fucking fuck. Oh! Oh! Little Big, congratulazioni, sei assolutamente fenomenale. I tuoi dipendenti immaginari canteranno le tue lodi nei secoli dei secoli. Eccoli qua, eccoli qua. Ci hai messo 220 giorni, 220 giorni a raggiungere tutti i traguardi. Grazie di aver giocato. Ragazzi, contratti falliti 15, 8172 a superficie della fabbrica, 677 camion, 50 lavoratori assunti. Ma quando? Ah, perché gli assunti licenziati. 2.862. Madonna, ho vinto. Aspetta che c'ho ancora i diti. Ok. Poveri, poveri miei diti. Tempo di gioco 20, madonna, 24 ore, signori. Ed è così, ed è così che si conclude questa serie, con estrema fierezza da parte mia. Ovviamente io vi ringrazio di cuore per essere stati qua con me. E 457.000 stipendi pagati. Incredibile. 78 contratti. Se vi è piaciuto, ovviamente spolliciate, condividete e ci vediamo prossimamente. Passo e chiudo. Statevi potenti. Ciao, 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 ciao.